Colpo di scena l'ennesimo sul caso della scomparsa di Guerrina Piscaglia. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso del PM Marco Dioni, che chiedeva l'annullamento della concessione degli arresti domiciliari a padre Graziano. Adesso gli atti passeranno nuovamente al Tribunale del Riesame di Firenze. Si celebrerà una nuova udienza al Tribunale della Libertà di Firenze, e al quale Tribunale noi sottoporremo tutta l'ulteriore attività istruttoria dibattimentale che si è svolta in questi mesi e che il Tribunale di Firenze non conosceva, come non ha conosciuto la Corte di Cassazione. Certamente sapere di essere nuovamente sottoposti al vaglio giudiziario per la misura cautelare non è piacevole, però una volta che ho dato le spiegazioni giuridiche a padre Graziano si è risollevato e ha compreso che in fondo stiamo parlando di una realtà che secondo il nostro punto di vista è soltanto teorica. I tempi sono questi, circa 30 giorni per il deposito della motivazione, poi dovrà essere fissato dinanzi al Tribunale dell'esame di Firenze una nuova data e successivamente all'esito del giudizio del Tribunale dell'esame di Firenze si potrà ricorrere in Cassazione nuovamente, quindi in linea di massima diciamo che i due procedimenti, quello principale e quello incidentale, possono concludersi nello stesso momento. Chi si è sempre espresso contro i domiciliari concessi al religioso congolese è sicuramente l'avvocato Nicola Detti, parte civile per Mirko e Lorenzo Alessandrini, rispettivamente marito e figlio di Guerrina Piscaglia. Mirko accetta questa decisione con soddisfazione, perché appunto lui e tutta la famiglia di Alessandrini che io assisto ritengono che lui, essendo il responsabile, deve stare all'interno di un carcere. Dalle ordinanze sia del GIP del dottor Ponticelli che anche del primo riesame il quadro probatorio è abbastanza evidente, soprattutto le esigenze cautelari sono abbastanza evidenti, quindi anch'io condivido quello che è stato detto sia dal GIP che quello della Cassazione, cioè il pericolo di reiterazione del reato c'è. Siete soddisfatti? Beh, certo sì, una decisione importante, però ecco, questo non vuol dire che poi ritornerà in carcere, cioè, quello è quello che speriamo, nel senso speriamo dal punto di vista processuale, perché sperare che una persona vada in carcere è sempre una cosa negativa, però siccome noi lo riteniamo responsabile di un omicidio, è chiaro che deve stare in carcere.